C'è malasanità e malasanità, c'è quella che conoscete tutti, la malasanità delle morti bianche, le morti in corsia, c'è la malasanità delle siringhe che in Calabria costano 10 volte in più che in Lombardia. C'è un'altra malasanità però, la malasanità dei crimini contro i medici e un'altra malasanità ancora, quella del riordino capestro, quella che vorrebbe ignorare il grido d'aiuto che viene dai territori. Di questa, dell'altra malasanità, parleremo oggi in questa nuova puntata dei Fatti in Diretta. Tra colleghi sempre ricorre la considerazione che è sempre quella, chi ce l'ha fatta fare. Io credo che questo provvedimento alla fine condurrà alla chiusura degli ospedali. La gestione commissariale, piuttosto che affrontare i problemi di una sanità malata, ha aggravato la malattia. I Fatti in Diretta, l'altra mala sanità. Ne parliamo con gli ospiti oggi in studio, con Alfredo Iorno, segretario della CGIL Funzione Pubblica Calabria, con il consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione regionale alla salute, Michele Mirabello, e con il presidente del Comitato Ospedali di Montagna Calabresi, Alessandro Sirianni. Ne parliamo anche con Nuccio Azzarà, con gli amici della UIL FPL di Reggio Calabria, il personale medico, paramedico e i cittadini di Locri, in collegamento appunto da Locri con la nostra inviata Cristina Iannuzzi. Buonasera Cristina. Sì, buonasera, ci troviamo a Locri, alle nostre spalle l'ospedale costruito nel 1975. Questa struttura oggi si presenta vecchia e decadente, nonostante negli anni sono stati stanziati diversi fondi, ma i lavori attesi non sono mai partiti. Questo ospedale è stato anche il simbolo, dopo l'uccisione del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Fortugno, della sanità infiltrata dalla 'ndrangheta, come emerse proprio dalla relazione che condusse allo scioglimento dell'ASL numero 9. Io mi trovo in questo momento con diversi operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici, questo ospedale cittadino, e poi accanto a me, lo anticipavi tu, c'è Nuccio Azzarà, segretario della UIL FPL di Reggio Calabria, che ha promosso diverse denunce sul malaffare e la disorganizzazione della sanità regina e della Locride in particolare, denunce che gli sono costate anche pesanti intimidazioni, ma lui nonostante tutto è qui e continua la sua battaglia. No, intanto va precisato che è uno sforzo comune di tutto il gruppo dirigente. Un gruppo dirigente della UIL che ha inteso abbracciare una battaglia che è quella di coniugare la buona sanità
al discorso che va sul versante del rispetto delle regole e della legalità. Non ci può essere progresso, non ci può essere, come dire, una buona sanità o una buona gestione della sanità se non si coniuga con quello che è il rispetto generale delle regole. Questo dell'ospedale di Locri noi lo abbiamo assunto effettivamente come un simbolo, forse anche nel ricordo di Franco Fortugno, perché qua ci aveva lavorato, qua aveva speso le migliori risorse e energie e molto probabilmente per motivi inerenti le denunce che aveva nel tempo portato avanti a difesa di questo ospedale, ma anche per le denunce del malaffare, della corruzione che aveva portato avanti lui, forse anche per questo e soprattutto per questo lui ha perso la vita. E allora abbiamo questo testimone simbolico, abbiamo inteso prenderlo come organizzazione sindacale, perché riteniamo che anche il sindacato abbia grosse responsabilità sullo stato dell'arte, sulla situazione critica in cui versa la sanità calabrese. Un sindacato che deve smetterla di parlare un linguaggio incomprensibile o di essere cinghia di trasmissione della politica. Il sindacato deve essere assolutamente un soggetto che, oltre a tutelare i diritti di chi lavora, deve fare contrattazione sociale, deve difendere quello che sono i diritti dei cittadini. È uno spazio che il sindacato occupa lasciato vacante dalla politica. In questo momento la politica non sta assolvendo al suo compito fondamentale, che è quello di portare avanti dei progetti per far sì che la Calabria venga fuori, come dire, da questa situazione stagnante. Grazie, noi Lucio, parliamo Lucio. Se la politica non parla della sanità e Lucio. Non parla soprattutto del 70% del bilancio della regione, io non so di che cosa può parlare. Grazie Nuccio, vorrei sentire proprio su questo il segretario regionale della CGIL Funzione Pubblica, uno dei più importanti sindacalisti di questa regione, Alfredo Iorno, quanto sosteneva parole forti quelle di Nuccio Azzarà. Ma intanto lo saluto, e sono parole forti e anche condivisibili, sia nel merito che nei principi. È chiaro che come organizzazione sindacale ci troviamo molte volte a dover surrogare, nell'interesse dei diritti dei cittadini e dei pazienti, a surrogare una politica che purtroppo, non dimentichiamo, è stata la costituente che ha portato al piano di rientro prima del 2009. La Calabria era governata tranquillamente dalla politica. Io non vorrei ingenerare, come dire, elementi di antipolitica nella maniera più assoluta, però se dovessimo arrivare al superamento del commissariamento in Calabria, l'appello che arriva dalle organizzazioni sindacali va nella direzione di una politica sana che deve appropriarsi di un servizio pubblico, che deve erogare prestazioni indispensabili per i cittadini calabresi. Michele Mirabello, una denuncia forte che si leva dal sindacato verso la politica. Lei oggi è l'unico rappresentante della politica. Una politica, ribadiamolo, non fa parte del passato. Lei si è insediato come questa è la sua prima legislatura, però annuiva al dire di Iorno e a quanto sosteneva anche Nuccio Azzarà. Ma no, è un ragionamento questo di Azzarà e di Iorno sul quale è inutile che giriamo intorno. Va fatta una riflessione sul ruolo che la politica ha avuto in Calabria quantomeno negli ultimi 5 anni o quantomeno dal 2010 in poi, sulla scelta che è stata fatta, diceva bene Iorno, di commissariare questa regione, perché non lo possiamo dimenticare, non è un elemento così incidentale il fatto che sia stato un governo regionale calabrese a scegliere scientemente e volontariamente di sottoporre questa regione al piano di rientro. Detto questo, io prendo anche una parte importante del ragionamento di Azzarà, che è quello dell'assunzione di responsabilità nella situazione data, attenzione, perché poi non possiamo neanche ingenerare, come dire, attese che purtroppo alla luce dei fatti rischiano di essere di rimanere, come dire, temi irrisolti. Oggi noi ci troviamo in una fase particolarmente complessa in cui la politica è esautorata e non è una giustificazione, perché noi, come dire, le responsabilità vogliamo prendercele tutte, ma ci troviamo in una fase particolarmente complessa in cui
c'è questo punto dal quale non si può prescindere. Oggi noi abbiamo una struttura commissariale, e non voglio andare neanche su una discussione su Scura perché non mi interessa in questo momento, ma una struttura commissariale che non dialoga né con le parti sociali, né con i sindacati, né con i sindaci, né con la politica, né col Consiglio regionale. Quindi questo è un elemento dal quale non si può prescindere in una valutazione di questo quadro così complesso. Alessandro Sirianni, in sostanza lei è uno dei più strenui oppositori della politica commissariale e il piano di riordino della rete ospedaliera si presenta come un disastro annunciato. D'altro canto, ci pare di capire dalle prime battute di questa trasmissione, non è certamente solo colpa del commissario. No, non è solo colpa del commissario, cioè io ho sentito il pensiero di Giorno, il pensiero di Mirabello, sono dei pensieri che hanno una loro valenza, però si scontrano con una realtà commissariale che li esautora a questo punto, cioè il ragionamento non è difficile da fare, cioè sono loro che hanno le conseguenze politiche e le conseguenze sindacali a dover far fronte a una situazione commissariale che non risolve i problemi, cioè è inutile che Scura fa il decreto 30 e il giorno dopo abbiamo tutti i giornali, tutte le televisioni con comunicati stampa della politica e del sindacato che si aizzano contro Scura, ma che facciano qualcosa di serio, cioè che lo mettano su un dato di fatto reale questa proposta di discreditare l'azione commissariale. Cioè se continuiamo a parlare, se continuiamo a fare solamente annunci e dopo una settimana non se ne parla più nessuno e il decreto 30 va avanti e le cose vanno avanti, secondo me non andiamo in nessun punto. Cioè siccome la politica e le parti sociali che sono delegate a fare questo fronte, noi come comitati civici possiamo andare dietro di loro, ma loro devono essere quelli che attuano l'azione principale. Parole senz'altro condivisibili, approfondiremo questo e altri aspetti subito dopo la pubblicità. Oggi non c'è più niente, c'è solo il senso dell'abbandono. L'inviato speciale, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 23, solo sulla C. Splendidi e splendenti, i negozi di igiene e bellezza più convenienti. Nuova apertura a Santa Domenica di Ricadi, Contrada Conte. Splendidi e splendenti. Più splendi, meno spendi. L'aquilone, in ogni casa. Il Vibonese, diamo voce alla nostra gente. Da oggi è online. Segui la nostra informazione www.ilvibonese.it. Lascia il sole nei tuoi occhi ancora un po'. Pasqualino Marajà Italia, la trasmissione che ha cambiato il modo di vivere la TV. Nel viaggio, nell'imprevisto, nella battuta che porta un sorriso e soprattutto negli incontri non programmati. Primo vero sbarramento per entrare dentro le mura di questa grande città. Siamo a Mantova e siamo a Pasqualino Marajà Italia. Pasqualino Marajà Italia, tutti i giorni, solo sulla C.
L'altra mala sanità, ne parliamo ai fatti in diretta, c'è una telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera, con chi parlo e da dove chiama? Io mi chiamo Mario, parlo dell'Alto Ionio Cosentino. Prego Mario, ci dica. Io sto ascoltando questa trasmissione, ho ascoltato altre trasmissioni, ma è diventato veramente un fatto ridicolo, nel senso che tutti i sindaci, consiglieri regionali, lo stesso presidente della regione, i comitati, eccetera, no? Parlano male di Scura, che ne potrebbero fare a meno, in quanto è il governo che ha mandato Scura. E Scura agisce sotto la direzione nazionale. È il PD che ha mandato Scura, non è che è piovuto con la neve o è venuto con l'alluvione. Ecco, secondo lei cosa consiglieri regionali, secondo lei cosa bisognerebbe fare? È lo stesso sindaco della Calabria, dell'Alto Ionio e del Tirreno? Devono fare fatti. Se fanno qualcosa di concreto, dove vanno a consigliare, a consegnare la fascia, perché in queste condizioni la sanità calabrese è al disastro. Le faccio l'esempio dell'ospedale di Trebisacce. Sì. Ci vuole un ottimo pronto soccorso, un elisoccorso, una buona cardiologia, perché se qualcuno ha un infarto da San Lorenzo e Bellizzi o da qualche paese Rocco Imperiale o più lontano, non riesce ad arrivare in un'ottima cardiologia per essere salvato. Quantomeno. Quindi è inutile che dicono sempre le stesse cose, e mi sembra che il signore che ha parlato prima, che non conosco, mi sembra che si riferiva anche a qualcosa di questo genere, cioè nel senso che tutti si lamentano, tutti parlano, ma il problema rimane, è Scura va avanti, cioè, quindi o fanno fatti come devono fare, se no è inutile grazie. Che ne parlano. Grazie per il suo contributo in maniera molto molto sintetica. Segretario Iorno, su quanto ha detto questo telespettatore. Ma io francamente, per principio, penso che i servizi televisivi debbano essere servizi per i cittadini. Se la vogliamo buttare in rissa, si può pure fare, magari facciamo pure audience. In termini di utilità credo che sia poco. La questione di Scura, è vero che è stata mandata non dal PD, intanto il commissariamento risponde a una legge, alla 311... Però una volta che arriva Scura qua, ci sono mille modi per fare il commissariamento. Uno può fare le scelte, come nelle altre regioni, di interloquire con le forze politiche, forze sociali, con la stessa regione. Scura invece si è chiuso. Si è chiuso. Quindi... E noi abbiamo provato a raccontare, l'abbiamo fatto grazie al nostro Angelo De Luca, che con questo corsivo tratta in parte alcuni degli argomenti che questa telefonata, la telefonata di questo nostro telespettatore, ha offerto alla nostra trasmissione. Il corsivo di Angelo De Luca. L'immagine più eloquente è certamente quella di Scura e Oliverio incellofanati in una corsia di un ospedale calabrese qualunque. La foto presagio è impreziosita dalla Madonnina di fianco. Non si può dire con certezza chi dei due abbia il naso più lungo, con quei cappelli di plastica e con la mise verde trasparente tipo neopapà in sala travaglio. Perché se parli con uno, ti dirà che lui è un commissario venuto per tappare voragini finanziarie delle scellerate gestioni politiche precedenti. Mentre se parli con l'altro, ti dirà, al contrario, che è colpa di chi a suo tempo scippò il ruolo di massimo dirigente sanitario, ovvero del governatore di regione, per darlo d'amblè al primo commissario straordinario che passava dalla Calabria. Onestamente, hanno ragione entrambi. Dare colpa a Scura di essere un malvagio ragioniere sull'altare della spending review voluta da piani di rientro e ruberie passate è ingiusto, ma popolare. Dare colpa a Oliverio di essere un uomo poco attento alle istanze dei territori perché impotente davanti ad una simile e ingiustificata mannaia sociale è ingiusto, ma popolare. Che Atropea, però, chiuda oncologia e progressivamente tutta la struttura pare importi poco. O che alla Lamezia Terme si paventino addirittura 10 chiusure, poco importa. Anche se da domani, per una sacca di sangue urgente, i paramedici del Giovanni Paolo II dovranno andare a Catanzaro più veloce della luce. O che nella provincia di Cosenza, la più grande d'Italia per estensione, tra Iammare, Paola, Cetraro sul Tirreno, Trebisacce, Corigliano e Rossano sullo Ionio, verranno dimezzate in posti letto e reparti
non importa altrettanto a nessuno. Non è una sanità per figli di NN. E al di là delle facili strumentalizzazioni, ciò che resterà, passata la rabbia dei cittadini, sarà la vecchina di Verbicaro, o Nardo di Pace, o Canolo, che non potrà mai permettersi di stare male. Così come non potranno permetterselo tante famiglie che vivono sotto la soglia della povertà. Si parla diversamente. Si usa la semantica come spoke o hub per dire che forse miglioreranno i servizi. Ma alla fine, il miglior ospedale della Calabria sarà come sempre l'aeroporto di Lamezia Terme. Alessandro Sirianni, il miglior ospedale della Calabria sarà l'aeroporto di Lamezia? No, l'ha pensato meglio Scura di quello di Lamezia. È chiaro che quello di Lamezia significa che te ne vai in un altro posto. Scura ha un'idea degli ospedali e di come fare la sanità in Calabria, di fare tre ospedali, Catanzaro, Reggio, Cosenza, poi una serie di piste di soccorso parse qua e là e il problema è risolto. Per Scura, in tre parole, il problema della soluzione della sanità in Calabria è questo. Di fare tre hub principali, Odea di secondo livello, dopodiché fare queste piste di elicottero e i problemi non ci sono più. Cioè perché a Soveria? Ieri a Soveria una persona ha avuto un edema polmonare. Lo sono andato a prendere a casa, non potevano portarlo in ospedale perché che ci vai a portare a un pronto soccorso che non c'è niente, l'hanno portato alla Lamezia, è arrivato all'ospedale di Lamezia, al pronto soccorso ed è morto. Io, se fossi stato un familiare di queste persone, avrei esposto a denuncia alla Procura della Repubblica. Io non ho idea perché si debba arrivare a questo. Perché si ha un'idea di sanità che comunque non viene fatta con la ragione, ma viene fatta con la calcolatrice. E una sanità così non va bene. Michele Mirabello, il 24 marzo, Consiglio regionale sulla sanità. Sì, diciamo che è un consiglio che abbiamo richiesto al Presidente Irto da un po' di tempo e che, visti gli eventi, si rende indispensabile. Avevamo atteso qualche giorno in più perché era in corso una discussione relativa alla rinegoziazione del piano di rientro, però poi diciamo, gli eventi, in particolare questo decreto 30, hanno ritenuto hanno di fatto generato la necessità di accelerare su questo campo. Voglio dire una cosa, lo dico perché è emerso anche in questa trasmissione, sin dalle prime battute. Allora, qui siamo arrivati a un punto di non ritorno, perché io penso che non si possa più raccontare questa vicenda della polemica sulla sanità, sulla legge 30, semplicemente come una questione del conflitto fra Oliveri e Scura. Qua c'è qualcosa di molto più profondo, che attiene alla tenuta democratica della nostra regione e che guarda a un punto in cui oggi da questa situazione si è arrivati all'estremo e quindi noi siamo in campo per assumere tutte le iniziative necessarie, non per, come dire, vincere una battaglia contro la personalità che oggi incarna, ma contro il sistema, la struttura contro sistema, ma contro un sistema che non regge, non funziona, non è più idoneo. Però, torniamo a Locri, Nuccio Zarà. Insomma, io desidererei che se fosse possibile di allontanarci un attimo da questo personaggio, sindaco di una cittadina di 200 anime, che in qualche modo potrebbe assorbire tutto il nostro dibattito. Di cosa stiamo parlando? Perdonami, non l'ho capito. Voglio dire, se noi ci interessiamo così tanto di questo personaggio che è Scura e di quello che sta facendo, perdiamo di vista, secondo me, il vero problema. Il vero problema è che molto probabilmente stiamo parlando di una sanità che ormai ha preso una svolta e un declino non più arrestabile. Cioè, io ho la sensazione che se non diamo alle parole il giusto senso, non può essere un dibattito normale quello sulla sanità.
Ti faccio un esempio, direttore, quando noi parliamo dell'ASP di Reggio Calabria, parliamo di un ASP che molto probabilmente alla fine porterà al dissesto finanziario la Calabria nella sua interezza, cioè noi parliamo di un ASP dove non si riesce a risalire nemmeno alla quantità complessiva del suo debito, chi parla di 500, di 600, di 700 milioni di euro. Io non si può ragionare di sanità parlando di questo DCA 30 di scura, che ho la sensazione che sia un falso problema. La gente non si appassiona alla querela tra Mario Oliverio e Scura, la gente si appassiona a vedere che i servizi e i soldi come vengono spesi e i servizi soprattutto sulla sanità non vengono resi. L'ultimo Nuccio, in ordine di tempo, Nuccio, volevo chiarire un aspetto, mi sembra d'obbligo da parte mia. Noi abbiamo voluto, te e gli amici della UIL, FPL, i cittadini, gli operatori sanitari di Locri, di fronte all'ospedale di Locri, e abbiamo voluto Alfredo Iorno, Alessandro Sirianni e Michele Mirabello qui proprio per sostenere quello che tu stai sostenendo in questo momento. Quindi è un coro quello che si leva da questa trasmissione. È normale. Ci deve essere una velocità diversa, direttore, una velocità diversa, un linguaggio diverso, delle prospettive e dei comportamenti diversi, sia dalla politica, da parte della politica, sia da parte del sindacato. Noi abbiamo degli operatori all'interno della sanità che meritano di essere guidati diversamente. Ecco, non Lucio, è possibile. Lucio, ti fermo perché. Mi dai l'assist per lanciare quello che è stato il nostro reportage. Noi nei giorni scorsi siamo stati proprio all'ospedale di Locri, l'ospedale che ha alle spalle... È un bel vedere, direttore, ecco, sarà un bel vedere allora. Ed è purtroppo un devastante bel vedere, perché noi abbiamo raccontato questo ospedale sotto un triplice profilo. Il profilo criminale, perché abbiamo detto che l'altra malasanità è quella che vede come vittime gli operatori del comparto sanitario, e purtroppo l'ospedale di Locri ha un'inquietante storia criminale. Il secondo aspetto riguarda un dato che probabilmente è ignorato non solo dagli italiani, ma perfino dai calabresi stessi. Cioè, noi stessi siamo stati sorpresi nel momento in cui ci siamo ritrovati nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Locri e abbiamo visto un medico sotto scorta. Il terzo punto è la condizione di assoluto degrado di questo nosocomio, un nosocomio che veramente cade a pezzi. Questo è il nostro reportage, un reportage che vuole essere un messaggio di denuncia, in particolare nei confronti della politica. Una politica che non ha prodotto soltanto il debito astronomico all'ASP di Reggio Calabria, come quello che veniva evidenziato da Nuccio Azzarà, ma ha prodotto nel corso degli anni anche le condizioni che hanno portato oggi al commissariamento del comparto e quindi a Massimo Scura, e che hanno prodotto oggi questo disastro. Da commissione di accesso azienda sanitaria numero 9 di Locri, Reggio Calabria. L'ambito territoriale nel quale ha operato la SL9 nel decennio di riferimento è risultato fortemente compromesso dalla costante ingerenza della criminalità locale, particolarmente concentrata ad attingere vantaggi economici dall'intero sistema ed in particolare dalla gestione delle risorse pubbliche. Questa è la situazione che emerge. L'attività della ASL9 ha certamente fortemente risentito del tessuto socio-economico e delle pressioni malavitose esercitate sul territorio, dalle quali fin qui si è data ampia ricostruzione, al punto da far divenire l'amministrazione sanitaria un rilevante centro di imputazione sul quale si sono concentrati gli interessi della criminalità e perpetrata una diffusa compressione, se non una forte intimidazione dall'autonomia dell'ente. Il quadro che emerge fa ragionevolmente presumere che forze mafiose locali si siano infiltrate nell'area dell'istituzione sanitaria e, sovrapponendosi ai rispettivi organi, abbiano potuto minacciare la serenità nelle scelte decisionali di fondo in modo tale da non poterle più ritenere riconducibili all'autonoma e consapevole volontà dell'azienda sanitaria. In estrema sintesi,
Ed in conclusione, da un lato si è riscontrata un'arbitraria occupazione da parte della criminalità locale organizzata e dall'altra una compressione dell'autonomia dell'azienda sanitaria, la cui volontà è risultata fortemente diminuita. Reggio Calabria, 25 marzo 2006. Il termine malasanità, quasi mai associato ai crimini di cui sono vittime coloro che lavorano nel comparto sanitario. L'ospedale di Locri, questo ospedale, è probabilmente la metafora del termine malasanità così inteso. Questo è un ospedale che vide nel 1979 il sequestro del primario della divisione di chirurgia generale, il professor Francesco Morgante, fu rilasciato dopo 4 mesi di cattività e il pagamento di un cospicuo riscatto. Il suo successore, il dottor Girolamo Marino, primario, giovanissimo primario del reparto di chirurgia, fu invece ucciso all'età di 44 anni dopo non essere riuscito a salvare la vita di una creatura, una bambina di 4 anni che era la figlia di un latitante. La sera del 22 ottobre del 1988 un commando accostò la sua auto e lo uccise. E poi era il 20 marzo del 1993. Il dottor Domenico Pandolfo, primario del reparto di neurochirurgia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, fu freddato con un colpo di pistola alla testa all'interno del bar al primo piano di questo ospedale. Il dottor Pandolfo era un consulente dell'ospedale di Locri. Questa storia criminale arriva fino ai giorni nostri, fino al 16 ottobre del 2005, quando a Palazzo Nieddu fu ucciso a colpi di pistola Franco Fortugno. Franco Fortugno non era soltanto il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, era anche un medico primario in aspettativa del pronto soccorso di questo nosocomio. Il dottor Fortugno fu ucciso, come ha acclarato una sentenza passata in giudicato, sulla scorta di un piano elaborato da un caposala di questo ospedale. Questo ospedale nasconde tanti segreti, come quelli mai dipanati dal processo, conclusosi con una sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell'ex poliziotto Francesco Chiefari. Chi era Francesco Chiefari? Era un sedicente, confidente dei servizi segreti, che piazzò 2 ordigni, uno nell'ospedale di Siderno, l'altro nell'ospedale di Locri. 2 ordigni che dovevano fare strage, e uno di questi, come rivelò una lettera che fu ritrovata dagli inquirenti, era destinata proprio a Maria Grazia Laganà, moglie di Franco Fortugno, e al fratello del vicepresidente del Consiglio regionale, primario del reparto di pronto soccorso qui all'ospedale di Locri, ucciso il 16 ottobre del 2005 a Palazzo Nieddu. In questo ospedale opera anche Pasquale Ceratti, è il vice sindaco di Bianco ed è un medico del reparto di medicina generale. Gli inquirenti hanno captato una conversazione, vogliono farlo fuori, chiare minacce mafiose, e per questo oggi il dottor Ceratti è sottoposto a scorta. Il dottor Pasquale Ceratti non è un medico qualunque, è il figlio di Stefano Ceratti, il medico cardiologo assassinato il 7 aprile del 1992 nel suo ambulatorio di Bianco. Il dottor Ceratti pagò con la vita il suo essere persona per bene, il suo operato finì col pestare i piedi agli uomini della Cosca Pelle, la stessa Cosca Pelle il cui boss oggi è a piede libero. Si tratta di Antonio Pelle detto la mamma o Vanchetto, scomparso, sparito, dileguatosi nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2011 proprio dal reparto di medicina generale, lo stesso nel quale oggi lavora il dottor Pasquale Ceratti. Thank you.
Dottor Ceratti, io so di non poterla intervistare nella veste di medico. La intervisto in qualità di amministratore locale sottoposto a minacce mafiose e per questo costretto a venire a lavorare sotto scorta. Che significa per lei affrontare questa situazione? Ora, una condizione che non auguro a nessuno, lo posso dire dopo un paio di mesi di vita sotto tutela, con assoluta certezza, perché nonostante la grande dedizione degli uomini che mi seguono, la grande discrezione, lo grande spirito di responsabilità e di comprensione che hanno nei miei confronti, tuttavia vivi continuamente sotto osservazione e non c'è dubbio che si è sottoposti anche inconsciamente a una situazione di restrizione della propria libertà. Ho preso in considerazione anche la possibilità di rinunciare a venire a lavorare mettendomi in aspettativa, ma avrei dato ancora un segnale più negativo probabilmente non venendo a lavorare. Invece mi sono anche consigliato con gli uomini delle istituzioni che mi hanno assegnato la tutela, e la migliore cosa, pensiamo tutti, sia quella di continuare a fare una vita normalissima, anche venendo a lavorare di notte e di giorno, per non darla vinta a chi voleva mettere a repentaglio la mia vita. Dottor Ceratti, questo ospedale ha visto un sequestro di persona, quello del dottor Morgante, l'omicidio del dottor Marino, l'omicidio del dottor Pandolfo, l'omicidio di Franco Fortunio. Proprio nel reparto in cui lei lavora in prima linea, questo reparto ha visto la fuga di un super latitante, Antonio Pelle. Le fa paura questo posto? Quando si sta insieme a tanti altri colleghi e si fa la visita in corsia, viene tutto dimenticato. I momenti più difficili sono probabilmente quando si rimane da soli a fare delle guardie intervisionali di notte, nelle quali si è responsabili di diversi reparti. Tuttavia sono seguito giorno e notte da un uomo della scorta, quindi in questa fase ho ritrovato, se si può così dire, grazie a loro una certa serenità. Lavorare in prima linea qui a Locri è un'esperienza che pochi possono comprendere, perché ci si trova a lavorare contemporaneamente in un contesto ormai storicamente di cattiva organizzazione dal punto di vista sanitario. A questo aggiunga che il rapporto con i pazienti, con i familiari, è sempre un rapporto difficile, perché c'è una mancanza di fiducia nell'istituzione ospedale, anche alimentato da una cattiva informazione che tuttavia in alcuni casi ha anche ragione a segnalare le carenze che esistono, per cui ci si trova a gestire anche situazioni umane difficili, perché il paziente, mentre in ospedale del nord arriva già convinto di trovarsi in una situazione da un punto di vista organizzativo gestita in modo efficiente, qui arriva già prevenuto nei confronti sia della struttura che dei medici. Devo dire che veramente stare a lavorare in un posto del genere è più che mai oggi una sfida. Se si guarda indietro, come ricordava lei, a tutti questi fatti negativi che sono accaduti, diciamo che tra colleghi sempre ricorre la considerazione che è sempre quella: chi ce l'ha fatta fare. Questa è la stanza dell'ospedale di Locri, dalla quale nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2011 scomparve Antonio Pelle, detto La Mamma o Uvancheddu, una figura di primissimo piano del casato Pelle Vottari di San Luca, una figura di primo piano nell'ambito delle dinamiche che portarono alla faida di San Luca e soprattutto alla strage di Duisburg nel Ferragosto del 2007. Antonio Pelle si trovava recluso al 41 bis, gli bastò rifiutare il rancio quotidiano per ridursi pelle e ossa. Pare che fosse stato in grado addirittura di procurarsi, nonostante il regime di carcere duro, dei farmaci che gli hanno consentito di accelerare il dimagrimento. Le sue condizioni di salute peggiorarono volutamente a tal punto che fu necessario lasciare il carcere. Ottenne quindi di essere trasferito in ospedale e finì proprio a Locri, a due passi da casa. Dopo 5 giorni di degenza, la fuga di notte, nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2011. Fece così Antonio Pelle: si alzò
dal letto, probabilmente con l'aiuto di un complice. L'avvocato e la famiglia dice non era nelle condizioni di muoversi, probabilmente salì sopra una sedia a rotelle e con tutto il bagaglio fu aperta la porta di notte, proprio così. Iniziò la fuga sul corridoio. C'è malasanità e malasanità, una morte bianca in corsia qui fa notizia, i medici che rischiano la vita, meno, e meno ancora fanno notizia le condizioni in cui sono costretti a prendersi cura dei pazienti. Pavimenti dissestati, fili elettrici penzolanti, crepe e muffe, quello di Locri è un ospedale che cade a pezzi. C'era ancora la lira quando fu previsto uno stanziamento di 40 miliardi per riammodernarlo, arrivò l'euro e quello stanziamento fu ridotto a 14 milioni e i lavori non sono ancora iniziati. Serve un bacino di 150.000 utenti, eppure queste sono le condizioni. Sono medici ed infermieri a tenerlo in piedi, ovviando a gravissime carenze di personale. Il pronto soccorso è in costante affanno, i locali angusti ed inidoni, i pazienti si ritrovano ammassati, il personale fa quel che può, ma perfino il triage, l'accoglienza, alle 21 chiude. Senza personale non si può andare oltre. In ospedale si dice che il primario di pronto soccorso Giuseppe Zampogna, colui che subentrò a Franco Fortunio, faccia i miracoli, ma in questo stato a volte neppure i miracoli bastano. Il degrado è ovunque in una struttura che sente tutto il peso dei suoi 41 anni. Le gravissime carenze di personale sono una costante, quelle igieniche pure. In ginecologia ed ostetricia negli ultimi anni un boom di nascite, ma il numero di medici e infermieri si è via via ridotto e così negli altri reparti. Perfino la cappella è profanata da crolli e abbandono. Michele Mirabello, abbiamo visto l'ospedale di Locri, è un esempio di sanità calabrese o è semplicemente un caso limite? Beh, è contemporaneamente un esempio ma è anche un caso limite, credo. Noi che rispetto alle strutture, non entro nella discussione più ampia perché ci sarebbe forse da avere molto da riscrivere più tempo, una storia. Esattamente. Ma diciamo, credo che la questione strutturale sia uno dei temi più importanti che riguarda gli ospedali calabresi. Locri è un caso limite, ma abbiamo grosse difficoltà strutturali anche a Cosenza. Abbiamo grosse difficoltà strutturali nel vecchio ospedale di Vibo. C'è un quadro che complessivamente i riuniti di Reggio Calabria necessitano anche lì di interventi di ammodernamento importanti. Quindi c'è un quadro che è preoccupante. C'è anche il quadro che conoscete tutti relativa alla vicenda dei nuovi ospedali, su cui diciamo, stiamo cercando di dedicare un focus particolare, e ci troviamo di fronte a una serie di difficoltà a partire dalla vicenda, per esempio, dei due ospedali della Sibaritide e della Piana, dove la Tecnis purtroppo è finita come è finita. È finita come è finita, e quindi c'è un tema che riguarda quella vicenda lì, c'è il tema che riguarda l'ospedale di Vibo, su cui devo dire che nonostante come dire, si registrino obiettive difficoltà relative soprattutto all'individuazione originale del sito, oggi qualche elemento di chiarezza in più c'è e diciamo, si vede la luce sullo sfondo di una vicenda complessa. Andiamo a Locri, Nuccio Zarà, non avevate un monitor credo, però prego. No, noi viviamo un po' la trasmissione in modo surreale, però riusciamo a captare le cose fondamentali. Però voglio dire, le immagini dell'ospedale di Locri hanno maggiore eloquenza di tutte le parole messe assieme. E voglio dire, il quadro anche dato in qualche modo dall'onorevole dipinge una sanità che è arrivata a un punto di non ritorno, altro che luce che si intravede. Qua abbiamo una situazione
che è sotto gli occhi di tutti, e credo che parlare di responsabilità precise della politica sia un atto dovuto, molto probabilmente non quella è solamente quella attuale, ma quelle che si sono succedute, però la politica non è sicuramente una politica che ha fatto il proprio dovere fino adesso. Noi ci ritroviamo in questo momento molto probabilmente in Calabria con un disegno ben preciso, che è quello di distruggere la sanità pubblica e di far sì che un certo tipo di sanità privata, che lucra e fa affari sulla pelle delle persone, chiaramente vada avanti. Qua è un problema complessivo, è un problema che va aggredito. Noi parlando di sanità non possiamo fare a meno di dire che la sanità porta con sé la corruzione, e non c'è concorso che si faccia e si abbia la tranquillità che quel concorso sia stato fatto nel rispetto delle regole. Non c'è assolutamente procedure che attengono gli appalti che siano fatte nel rispetto delle regole. Abbiamo dovuto fare ricorso, ma veramente in maniera copiosa, a quello che è l'autorità anticorruzione, a quello che è l'autorità giudiziaria. A questo proposito passatemi due minuti per dire che c'è in atto presso la procura di Locri sicuramente un atteggiamento molto attento a quello che è quell'aria grigia che nella sanità la sta facendo, come dire, perché qua non ci sono solo i Pelle, i Gambazza e quant'altro e la coppola storta, qua ci sono i colletti bianchi, ci sono i camici bianchi, ci sono gli imprenditori che lucrano sulla pelle della sanità e di chi deve essere costretto poi a migrare per avere risposte. Di questo si deve parlare, del rischio che corre qualche procuratore di Locri a voler rincorrere determinati reati che nella pubblica amministrazione si perpetrano in maniera, come posso dire, sotto la luce del sole. Qua l'illegalità ha preso il posto della legalità. Grazie Nuccio, e noi di questo stiamo parlando, intendo sottolinearlo, è per questo che ti abbiamo voluto. Volevo chiedere però al segretario Iorno, le posizioni di Nuccio Azzara sono posizioni molto molto forti, è raro assistere ad un sindacalista che parla in questi termini e in questo modo. Io ad un autorevole rappresentante del sindacato calabrese però voglio chiedere, esistono sensibilità diverse, cioè la sensibilità sindacale che si registra nel Reggino alla luce della voragine che esiste nei conti dell'ASP di Reggio o alla luce delle vicende che hanno caratterizzato la storia della sanità di Locri è diversa rispetto alle vicende che magari si avvertono su Cosenza piuttosto che su Catanzaro, sull'Alto Ionio? Ma io, come dire, a prescindere da quello che dice Nuccio, mi rifiuto di fare una rappresentazione così cupa e grigia della complessiva della sanità calabrese. Lo faccio perché dipingiamo un quadro roseo della situazione, perché, Alfredo. Perché le denunce su KPMG nel 2007 sono in splendida solitudine, sì, le ho fatte io. Sì, le denunce... Sì, sì. Sulla Fondazione Campanella l'ha fatta la Funzione Pubblica CGL. Cambiamo passo, Alfredo. Aspetta Nuccio, ti prego. Allora, il punto qual è? Credo che sia rispettoso nei confronti di tanti operatori calabresi che lavorano quotidianamente, come dire, una rappresentazione, diciamo così, cupa, che indirettamente li danneggia. In più c'è un altro elemento, stiamo attenti. Perché se in Calabria lamentiamo un dato sulla mobilità e i messaggi che passano sulla sanità sono di questo tenore, cioè facciamo appunto, come dire, un cittadino che vede una trasmissione del genere francamente perde fiducia nel sistema sanitario. No, non diciamo le bugie, diciamo che all'ospedale di Catanzaro, all'Università del Policlinico Mater Domini, all'ospedale di Cosenza, allo stesso ospedale di Reggio ci sono operatori che lavorano, fanno il proprio dovere, rendono un servizio utile e non fanno notizie, e non fanno notizie, questa è la verità. Perché su... È un vecchio modo di fare sindacato. Sì, va bene, sono d'accordo. Dopodiché, il punto qual è? Io vorrei ricordare, ad esempio, la cosa che dicevo pure prima.
È vero che c'è, come dire, un'infusa illegalità, ma l'illegalità che c'è e che viene denunciata ripetutamente e quotidianamente da molte organizzazioni sindacali e da molti sindacalisti, è un'illegalità che purtroppo in Calabria riguarda molti settori, riguarda l'urbanistica, riguarda il commercio, riguarda i supermercati. Voglio dire, non può essere la componente dominante, poiché ci sia un caso Locri, lo sappiamo. Non c'è un caso Locri. Lo state dicendo voi. Esiste un caso Locri, lo dico io. Perché è assurdo. Un attimo, Nuccio. Allora, noi perché siamo venuti a Locri? Si vuole un poco. Nuccio, ti prego, un attimo. Perché siamo venuti a Locri? Scusami, direttore. Perché siamo venuti a Locri? Siamo venuti a Locri per documentare quello che dal nostro punto di vista è un caso limite. Limite perché? Limite perché c'è un ospedale che serve oltre 150.000 abitanti, un territorio sconfinato ed impervio in alcune, soprattutto per alcune parti, è un ospedale che sta venendo letteralmente giù. È assurdo vedere reparti come il reparto di pronto soccorso che ha bisogno di almeno altri 5-6 medici. Un attimo. È assurdo vedere un medico sottoposto a scorta, costretto a portarsi dietro il carabiniere di notte. Per noi questo è un caso limite. E allora, perché vogliamo rappresentare questo? Perché vogliamo raccontare una metafora di quella Calabria che viene ignorata. Poi sappiamo bene che esistono anche le eccellenze nella nostra sanità, la dottoressa Bruni Allamezzi, il dottore Consoli a Vibo Valentia, che esistono grandi cardiochirurghi a Catanzaro, eccetera, eccetera, però i mali sono questi e noi da questo vogliamo partire. Dal nostro punto di vista c'è un caso Locri, ma c'è anche un caso Reggio e bene fa il sindacato, la politica, le associazioni, eccetera, a denunciare e a non arrendersi di fronte al muro di gomma che troppo spesso si trovano davanti. Questa è la nostra posizione. Prego, Direttore, Nuccio. Direttore, però consentimi di dire che basterebbe veramente poco per riprendere la sanità in provincia di Reggio e in Calabria. Basterebbe che i soldi destinati alla sanità venissero investiti e utilizzati per la sanità. Voglio dire che se l'ASP di Reggio Calabria, i 300 decreti ingiuntivi, solamente nel mese di marzo diventano 27 atti deliberativi attraverso i quali vengono nominati commissari ad acta che praticamente aggrediscono 10 milioni di euro destinati ai beni e servizi essenziali, a questo punto non riesco a capire che ci stanno a fare i commissari che vengono sostituiti da commissari ad acta nominati per praticamente aggredire tutta quella massa debitoria che c'è in atto presso la nostra azienda. E questo è un interrogativo pertinente. Però non è un interrogativo, è la politica che dovrebbe intervenire per far sì che si legiferi attraverso una legge, si deve scorporare la parte relativa a quello che è la massa debitoria dell'ASP e quella invece che deve dedicarsi ai servizi fondamentali per i cittadini. Grazie. Se non si fa questo... Allora, vai, direttore, vai. Un attimo solo, flash perché abbiamo una telefonata, Michele Mirabello. No, il fatto dell'intervento della politica attraverso la legge, però purtroppo torniamo sullo stesso punto. Il Consiglio regionale su materie sottoposte a commissariamento per il piano di rientro non può legiferare, non possiamo dimenticarci di elementi così importanti. Io condivido l'analisi di Azzarà, però voglio dire, dobbiamo anche tenere conto delle situazioni data, se no diversamente rischiamo di dare disinformazione. Allora, telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parlo e da dove chiama? Sono di Reggio Calabria, io mi chiamo Domenico Cienzio. Buonasera Domenico, prego. Sentite, siccome stanno parlando pure della sanità su tutto, perché qua a Reggio pure non sta funzionando più niente sulla sanità, è un casino qua pure. Che possono fare loro, scusate? I sindacati che pure ci stanno andando pure contro, soprattutto. Non ho compreso la domanda, purtroppo abbiamo un pessimo ritorno audio. Puoi ripetere? Sì. Io sto chiamando per la sanità. A Reggio Calabria qua non sta funzionando neanche la sanità. I sindacati stanno andando sulla sanità, su tutto. Ma poi siamo un ragazzo, ci sono...
mobilità in deroga e non stiamo prendendo neanche i soldi. E la regione dice sì, che ora pagano, domani pagano, non stanno pagando niente. Che dobbiamo fare, scusate, dobbiamo fare una guerra civile, qualche cosa. No, noi speriamo che non si debba arrivare ad una guerra civile. È sulla sua domanda che ci stiamo interrogando sin dall'inizio di questa trasmissione. È una domanda che apprezziamo, purtroppo però non abbiamo ancora una risposta. Comunque, grazie. Volevo tornare ad Alessandro Sirianni. Noi abbiamo mostrato l'ospedale di Locri ed era una realtà questa che per chi viene dall'altra parte della Calabria è una realtà sconosciuta, benché nonostante questo avviene nonostante da diverso tempo, da anni ormai, sindacalisti, attivisti, eccetera, giornalisti, i miei colleghi della Locride, insomma, denunciano una situazione di collasso di questa natura. Gli ospedali di montagna, parliamo di Acri, parliamo di San Giovanni in Fiore, parliamo del Raventino, cioè sono in queste condizioni? Ma non sono in queste condizioni, bisogna fare anche un passo indietro per ricordare quello che dicevano da Locri. Io mi ricordo che quando hanno sciolto le USL e si è passato alle aziende sanitarie provinciali, ne dovevano fare 5, ne fecero 6, una di più a Locri, perché per motivi di ordine pubblico se doveva fare anche quella di Locri. Questo emergeva dalle relazioni che lo Stato aveva dato quando fecero quel ricordo. E poi io mi accodo ancora al sindacalista di Locri quando parla di sanità privata. Noi forse non sappiamo che in Calabria siamo i secondi in Italia dopo la Lombardia per accreditamento sul privato. La Lombardia è al 37, la Calabria è al 29. C'è un'anomalia. Se questo deve essere, come dire, un principio visto da una certa parte dei colletti bianchi che girano intorno alla minestra della sanità per guadagnare qualcosa, forse questo c'è. Passiamo agli ospedali di montagna. Gli ospedali di montagna col decreto numero 30 sono stati addirittura esecrati da quello che avevano nel decreto numero 9. Ti dicono che ti fanno lungo, cioè vogliono fare degli ospedali con un pronto soccorso e una lunga degenza. Alla fine è questo, ti tolgono tutti i servizi. Per qualsiasi cosa un abitante della montagna deve spostarsi ed andare in un hub o in uno spocco. Lamezia è ridotto, Catanzaro se ci vai al pronto soccorso aspetti 3 ore. Io sono stato portato con una... per una sincope, che poi era un problema cardiaco, all'UTIC di Catanzaro. Sono arrivato al pronto soccorso alle 2 di notte, mi hanno messo nel reparto alle 19 del giorno dopo. Non è così che si fa, che si riorganizza la sanità. Se non si creano quei filtri anche nelle zone montane, per affinché gli ospedali non vanno in collasso, cioè questo qui poi genera un disservizio totale e l'ospedale di Calabrese diventa davvero l'ospedale della Lamezia Terme. Negli ospedali di montagna oggi ci hanno relegato a 20 posti di medicina, 20 posti di lungodegenza, nessun tipo di diagnosi, di diagnostica, la radiologia non c'è più, il laboratorio analisi non c'è più, sopperiranno con sistemi, con macchine che portano il sangue lavorato in centri di lavorazione, con un radiologo che sopperirà solamente ai problemi per quanto riguarda l'emergenza, perdonami un attimo. Dopodiché i servizi essenziali, quelli che i cittadini chiedono, ambulatoriale, pediatria, cardiologia, spariranno dietro il taglio di questo decreto numero 30. Telefonata, pronto? 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 Sì, chi è? Con chi ho il piacere di parlare? Da dove chiama? Allora, io chiamo da Crotone e sono Antonio. Prego, Antonio. E diciamo che a me duole tanto ascoltare queste notizie negative in merito alla realtà sanitaria calabrese. Però purtroppo la barca è questa. Quindi il pensiero che io posso esprimere è quello che se tutti facessero il minimo che va richiesto dal posto di lavoro che hanno guadagnato, si dice, forse le cose andrebbero meglio. Grazie Antonio, grazie. Una cosa, non finisco qui, perché prego, prego. La mia domanda è molto mirata. E in Calabria sono stati emessi dei concorsi per operatori sociosanitari e a Cosenza, a Vibo e a Reggio Calabria, dove prima del concorso hanno fatto la mobilità. Non capisco il motivo perché a Crotone hanno fatto il concorso, hanno le domande per operatori sociosanitari, al momento la mobilità, che è una legge che non l'ho inventata io, non sia stata fatta. Chi mi può rispondere?
Il segretario Iorno? Questa, come dire, è una vicenda che ultimamente ha visto un'aspra polemica tra CGIL, CISL e UIL e il commissario Scura. Gira e rigira, vorrei tanto non parlare di Alla Scura, fine però è sempre... parlare del decreto 30, poi magari se mi fa dire qualche battuta. Assolutamente, c'è, cioè, siamo qui per questo. In cui sostanzialmente dovevamo fare un'interpretazione autentica sulle modalità di accesso per quanto riguarda appunto le assunzioni nel sistema sanitario calabrese, e ci siamo trovati di fronte a una richiesta del direttore generale Fatarella per fare una riunione ad hoc insieme a tutti i direttori generali e dirimere questi problemi, richiamando le regole, le norme, la stessa, il diritto alla mobilità e via di seguito. Il commissario Scura telefona, scrive una mail a Fatarella, non autorizza questa riunione e ci convoca lui direttamente, per finire, non in un'interpretazione autentica su un accordo che avevamo già raggiunto, ma in una rissa in cui praticamente ha fatto tutta una serie, come dire, di provvedimenti che CGIL e CISL e UIL non abbiamo assolutamente condiviso, perché era fuori dalle regole, fuori dalle leggi, fuori dalle norme. Ha firmato un accordo con alcuni sindacati autonomi privo di fondamento giuridico. Era ovvio che si arrivasse a questi problemi, che non riguarda solo il concorso degli OSS, ma riguarda anche tutte le figure professionali. Se, prego. No, se mi consente, io sul decreto 30 faccio... Ci arriviamo, solo... volevo congedare e salutare, prego, prego. Abbiamo il telespettatore ancora in linea. Antonio, è caduta la linea. Andiamo al decreto 30, segretario. Allora, sulla questione del decreto 30, io ieri sera ho fatto una battuta con alcuni miei colleghi. Ammesso e non concesso che il decreto 30 fosse revocato, ammesso e non concesso che si andasse al superamento del commissariamento in Calabria, che non è un fatto riguardo Scura, è un fatto istituzionale. Bene, io sfido chiunque a dirmi se in Calabria non serve una rideterminazione della rete ospedaliera. E la rideterminazione della rete ospedaliera è un fatto ineludibile. Primo, per questioni logistiche e strutturali. Abbiamo visto come molte strutture sono fatiscenti, nel senso che ci sono degli ospedali che non rispondono più ai criteri di accreditamento strutturale, e tant'è che arriviamo alla costruzione dei nuovi ospedali. Secondo, io credo che proprio per le esigenze che il territorio rappresenta, per la sua orografia, credo che la rideterminazione delle rette ospedaliere sia un fatto sul quale comunque bisogna mettere mani. E bisogna mettere mani ponendo al centro, ma questo non è uno slogan, perché è il vero problema, le esigenze dei malati e del cittadino. Se cominciamo a partire dalle professioni, i conti non tornano. Prima di arrivare alla consigliera Mirabelle, di tornare a Locri, un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, con chi parlo e da dove chiama? Paolo da Reggio Calabria. Buonasera Paolo, prego. Voglio sottolineare il fatto che condivido tutto quello fatto fino ad oggi da Nuccia Zarà, che lo segue attentamente sulle molte vicende che sta affrontando. Vorrei fare una domanda, vedo là esponenti di altre sigle sindacali, qualche politico. C'è che anche a Reggio Calabria si vivono delle situazioni molto allarmanti, vedi tutti i primariati che vengono fatti e ci sono infermieri precari che da 10 anni tengono all'impiedi questo ospedale, con le numerose difficoltà, il sovraffollamento, le barelle e quanto altro. Abbiamo prestato servizio, come dico, da 10 anni e nessuno ci ha mai dato una risposta quando questo precariato finirà. Dopo tutti gli incontri avuti con Scura, avuti con la Regione, avuti con i direttori generali, promesse, eccetera, eccetera, che fine faremo? Che fine faremo? Paolo, chi si assumerà queste responsabilità? Paolo, io credo che l'unico che possa tentare a dare una risposta, insomma, a quella che è la sua domanda, possa essere Michele Mirabello. Prego. Sì, questo del precariato è uno dei tanti temi che attengono alla questione del personale infermieristico, sanitario e medico delle nostre strutture ospedaliere e della sanità calabrese.
Allora, su questo io voglio dire una cosa. C'è un tema che correttamente anche i sindacati hanno posto e stanno ponendo, che riguarda una visione d'insieme del modo in cui noi gestiamo intanto questa partita. Ed è una delle ragioni per cui noi contestiamo, come dire, il modo in cui si sta conducendo la vicenda sanitaria in Calabria. Cioè, noi non possiamo pensare di scollegare completamente tutte queste vicende, quella del personale precario, quella della mobilità, quella delle assunzioni, il quadro complessivo delle assunzioni, da una visione d'insieme che deve riguardare la rete ospedaliera, la rete territoriale. Cioè, quello che è mancato in questi cinque, quasi sei anni di commissariamento alla Calabria è proprio questo aspetto specifico, Michele, della visione d'insieme. Consigliere Mirabello, sì. Il nostro interlocutore, sì. Il nostro telespettatore, mi pare lamentasse anche un problema di interlocuzione con la politica. Certo. Posso azzardare, posso osare, non è mio compito farlo, ma ci provo. Certo. Magari un incontro, ecco, tra una delegazione di lavoratori della UIL, della CGIL, insomma, privi di rappresentanza sindacale, con il Presidente della Commissione regionale sanità, mi rendo conto che c'è quel problema legislativo ineludibile che... C'è un problema, anche di gestione di queste vicende, per quanto riguarda la mia funzione, la mia figura, per quello però che posso rappresentare, questi lavoratori devono potersi assolutamente rivolgere. Io ne ho incontrati tanti su Catanzaro, per esempio, ma su questo c'è assolutamente la piena disponibilità per cercare di affrontare tematiche, partendo però dalla considerazione che la soluzione rispetto a questi temi oggi è in capo alla struttura commissariale, e quindi c'è questo elemento che non possiamo negare. Prego, segretario Iorio. Aggiungere che, come dire, l'interlocuzione diciamo, con l'ente, con la regione, noi ce l'abbiamo e abbiamo in programma come CGIL e CGIL UIL una riunione con il dirigente generale del Dipartimento Salute, con Riccardo Fatarella. E per quanto riguarda il precario che ha presentato un'istanza giusta, io vorrei ricordare che settimana scorsa CGIL e CGIL UIL hanno fatto una denuncia che è passata, diciamo, un po' sottotono. Abbiamo depositato presso tutte le direzioni provinciali del lavoro della Calabria, quindi di tutte e cinque le direzioni, un esposto che riguarda la mancata applicazione di una direttiva europea che in Calabria è rimasta disattesa. Cioè? Questa direttiva europea riguarda la giusta osservanza, diciamo, dell'orario di lavoro, per cui non si possono superare le 48 ore nei casi estremi settimanali, e in queste 48 ore devono entrare tutti gli istituti, attività intramuraria, reperibilità straordinaria e via di seguito. Questo significa che se fosse applicata questa direttiva, ovviamente si scoprirebbe che probabilmente il fabbisogno di personale in Calabria sarebbe maggiore di quello che qualcuno ha già stimato, e quindi per quanto riguarda invece le stabilizzazioni, noi l'accordo l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo fatto. Adesso bisogna essere operativi in base alle norme e chiarimenti che praticamente devono mettere in campo i commissari e i direttori generali. Paolo, queste sono le migliori risposte che riusciamo a darle. La ringrazio e le auguro una felice serata e un buon lavoro. Ritorniamo a Locri, Nuccio Zaran. Io ascolto, devo dire la verità, oggi è una giornata fredda qua a Locri, ma non solamente per il clima. Si sente un clima un po' particolare che proviene, voglio dire, da una insoddisfazione, perché riteniamo che bisogna essere adeguati alla bisogna. Cioè, quando si parla di determinate cose, cioè noi stiamo parlando del decreto scura, però non teniamo conto che in Calabria manca un piano sanitario regionale. Parliamo di assunzioni e non teniamo conto che non c'è un atto aziendale approvato all'ASP. Parliamo di assunzioni e non teniamo conto di quanto personale imboscato va in giro per le aziende, perché il sindacato dovrebbe essere il sindacato dei diritti, ma anche il sindacato dei doveri. E allora, se non si parte da questi presupposti, rischiamo di fare demagogia e populismo anche non solo come sindacato.
I problemi devono essere affrontati con metodo, devono richiamarsi alle proprie responsabilità un po' tutti, e anche noi del sindacato. Non è che basti solamente l'attività di denuncia rispetto a determinate cose. Io credo che come sindacato abbiamo il dovere, se vogliamo stare al passo con i tempi, di aggredirli i problemi, di essere un passo più avanti se abbiamo una visione delle cose e della vita. Noi, se vogliamo tenere i lavoratori, se vogliamo far sì che diamo risposte ai cittadini, dobbiamo avere un passo diverso, completamente diverso, e non possiamo seguire scuro e innamorarci. Anzi, quando noi parliamo con queste modalità di questo personaggio, lo chiamo personaggio perché effettivamente è un personaggio, perché quando è venuto qua a Locri ha avuto anche la sfrontataggine di dire che ci aveva messo 3 ore e mezza per arrivare a Locri. È venuto una volta sola. Dopodiché ha detto anche delle dabbenaggini del tipo che dovevano essere rimossi tutti coloro che i problemi li avevano creati, e non si possono affidare i problemi a chi i problemi li crea. Abbiamo questo personaggio che porta a casa a 70 anni, voglio dire, uno stipendio che supera le 10.000 euro. Di questo dobbiamo parlare, di lui lo dobbiamo in qualche modo, tra virgolette, ridicolizzare, lo dobbiamo mettere in un angolo. Non possiamo parlare come la madre di tutti i problemi di scura. Dobbiamo dire a Mario Oliverio, che è persona seria e onesta, che comincia a fare il proprio ruolo all'interno di quello che sono le proprie prerogative, perché è di Mario Oliverio la responsabilità della nomina dei direttori generali e dei commissari, che fino adesso hanno completamente fallito. Di questo dobbiamo dire, dobbiamo finirla anche sindacalmente di avere atteggiamenti di subordinazione alla politica, e che quindi ora alziamo gli scudi contro scura, perché c'è la politica che in qualche modo detta il passo, detta l'agenda anche al sindacato. Noi dobbiamo dare conto solo ai lavoratori e ai cittadini, ai loro problemi e a quello che sono i loro bisogni. Non abbiamo altro a cui dare conto. Questo è il nostro scopo, questa è la nostra mission. Nuncio, altrimenti Nuncio, perdiamo, Nuncio. Ci svidiamo. Nuncio, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo e da dove chiama? Ah, io chiamo da Saline Ionic, vicino Melito Porto Salve. Prego. Allora io volevo, direttore, intanto fare una premessa, no? Cioè la vostra relazione tratta, diciamo, ogni giorno dei temi salienti. Ha iniziato con il diritto al lavoro, all'industria, al turismo, a tutti quelli che sono i fatti inerenti dell'attualità della Calabria, no? Sì. In ogni cosa che avete trattato c'è stato un fallimento, cioè si è sancito quello che è il fallimento di questa Calabria. Oggi si sta parlando della sanità, un ente che è già fallito da anni, addirittura non si sa neanche quanti sono le persone che lavorano nella sanità, il buco è talmente tanto che non si riesce a capire neanche quanti sono i debiti. E come il signore che ho visto poc'anzi, che avete inquadrato, credo che sia forse un dottore, ha detto poco fa, il fallimento di tutto, politica, di tutto il resto. Ci siamo. Ora, io vivo in un territorio che è Saline Ionica, dove c'è tutto. Cioè, gli hanno fatto carne di porco dal 1970 su Saline Ionica, sulle infrastrutture, sull'ospedale, cioè Melito Porto Salvo, ormai non lo chiamiamo più l'ospedale, chiamiamo la macelleria. Quindi voglio dire ai signori politici che sono là, che continuano a fare, o ai sindacalisti che fanno bla bla bla. Non è il caso dei nostri ospiti, perché abbiamo scelto, ecco, di portare persone che non fanno bla bla bla, ma che si espongono correndo dei seri rischi. Quindi non è il caso. Prego, il mio bla bla non era diretto in questo senso. Ok, andiamo avanti. La prego di stringere perché abbiamo la pubblicità che incombe. Ecco, allora la domanda a questi signori diretti, che li vedo non scuri in faccia, ma con un'indifferenza tale a tutto. Loro devono solo ammettere, nel modo più assoluto, che ormai la Calabria è fallita. Il fallimento lo rappresentano loro stessi, nel modo di parlare, nel modo di esprimere, nell'indifferenza totale. Cioè non hanno nessuna possibilità di poter risolvere questi problemi della Calabria.
Ora, quando Renzi viene a Reggio Calabria a manifestare quel famoso buco dell'autostrada che sembra che sia finita, perché non fanno le domande a lui? Domani proveremo noi a fare qualche domanda al Premier. Io la ringrazio e devo purtroppo chiudere la telefonata perché incombe la pubblicità. No, io vorrei un attimo. A 10 secondi, è veramente 10 secondi. 10 secondi. Solo per concludere. Io voglio chiedere ai signori presenti se hanno l'onestà politica di ammettere che la Calabria è fallita e che la colpa principalmente è la loro, perché è la loro, che non si dimenticano che hanno votato il 47% avete diritto. La ringrazio, non voglio essere scortese o sgarbato, però devo chiudere la telefonata. La ringrazio, pubblicità. Dr. Sport, ore 19:10, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Pubblica Piazza, venerdì ore 15, solo su La C. Festival. Sono aperti i nuovi casting. Per info collegati al sito www.italiamusicfestival.com o chiama il numero 347 91 10 965. Quando il vostro genio si traveste di creatività, esige spazi su cui esplodere. Quello che conta veramente non è l'idea, ma la capacità di divulgarla. Conquistare salute e benessere esiste una strada naturale da percorrere. Scopriamola insieme. Nelle varie puntate cercheremo di ottenere la diffusione sana, corretta, efficace dei principi e delle metodiche che compongono l'universo delle medicine che possono rientrare nella definizione di naturale. Siamo convinti che solo un'informazione di qualità, realizzata grazie alla competenza dei professionisti del settore, possa fare la differenza. Seguiteci quindi, vi aspetto, per scoprire insieme l'affascinante mondo delle medicine complementari. A presto! 30 minuti, medicina naturale. Lunedì, ore 9, solo sulla C. I fatti in diretta, l'altra mala sanità. Abbiamo parlato a lungo non solo del decreto Scura che dispone un riordino capestro, questa è la denuncia che si leva non solo dal sindacato ma anche dalla politica della rete ospedaliera calabrese. Abbiamo avuto le testimonianze di diversi nostri telespettatori che dall'Alto Ionico Sentino fino all'estrema punta
regina hanno inteso dire la loro e manifestare la loro insoddisfazione. Hanno ribadito dal sindacato vogliamo di più, dalla politica vogliamo di più. È necessario che si faccia sentire la voce di questa terra che continua a soffrire. E io voglio ripartire da Alessandro Sirianni, perché Alessandro Sirianni non rappresenta né il sindacato né la politica, ma rappresenta la società civile ed una realtà in particolare, il Comocal, il Comitato Ospedali di Montagna Calabresi, che da tempo si batte per restituire dignità ai piccoli ospedali. Quanto, a suo avviso, questa esperienza può essere pilota in una regione come la nostra, dove c'è tanta insoddisfazione verso la politica, verso quelli che sono, tra virgolette, i poteri di rappresentanza tradizionali, vedi per esempio il sindacato? Io credo che quando nascano i comitati è perché la politica è assente dal territorio, comunque non è così presente per come dovrebbe essere. Se io facessi un conto sulle persone che siamo riusciti a portare in piazza ad Acri, a Suveria e a, a Serra San Bruno, forse abbiamo portato 20.000 persone in piazza. A Suveria ce n'erano quasi 4.000, ad Acri ce n'erano 7.000, più di 5.000 ce n'erano a Serra San Bruno. Manifestazioni partecipate che ci hanno dato, come dire, la forza poi di andare avanti, non solo con la protesta civica fatta nella piazza, ma abbiamo fatto addirittura un ricorso al TAR contro il decreto numero 9, e ovviamente si estenderà al decreto 30, che verrà discusso il 19 maggio, nella speranza che ciò che chiediamo per gli ospedali di montagna, la maggiore attenzione che chiediamo per gli ospedali di montagna, venga accolta, anche perché secondo noi c'è stata una sperequazione su quelle che sono state le risorse assegnate, almeno sulla carta, nei vari ospedali calabresi. Ci chiediamo perché a Melito di Porto Salvo, a 20 minuti di strada buona da Reggio Calabria, c'era un ospedale generale, perché esisteva ancora Soverato a 10 minuti dal Germaneto, o anomalie di questo tipo che invece penalizzavano di par contro gli ospedali di montagna che stavano in zone marginali. Non è che io ce l'abbia con l'ospedale di Soverato, con l'ospedale di Melito Porto Salvo, perché secondo me se hanno le caratteristiche per restare ospedali generali, ospedali idea di primo livello, ci restino, però gli ospedali di montagna devono essere tutelati. Poi volevo tornare un attimino sul decreto numero 30. Che è stato fatto da scura e viene messo in atto. Quando una settimana fa è stato pubblicato su, come dire, consulenze delle regioni, una direttiva sull'emergenza urgenza italiana, dove se lei va sul settore Calabria vede che alcuni ospedali di montagna tipo Soveria sarebbero rimasti col pronto soccorso semplice, mentre Serra San Bruno e Acri sarebbero DEA di primo livello, non si vede San Giovanni in Fiore. Non capisco perché il Ministero dà delle direttive in questo senso sulla rete dell'emergenza e poi invece c'è un commissario in Calabria che legge nello stesso modo, dove si incontrano due disposizioni giuridiche sulla materia, quale io devo stare a sentire, quale devo guardare. Questo non l'abbiamo capito. Vorrei tornare a Locri da Cristina Iannuzzi, questo è l'ultimo collegamento da Locri, vorrei arrivare alle conclusioni. L'ultimo appello di Nuccio Zarà e degli amici che sono lì con lui. Beh, per ribadire un concetto fondamentale, il concetto è quello che a mio avviso se gli interlocutori della gente, gli interlocutori dei professionisti e anche del sindacato non sono i commissari ad acta, ma è la politica. Quella politica a cui chiediamo da anni che vengano espletati i concorsi a Locri, che vengano dotati reparti di eccellenza importanti di qualcuno che professionalmente riesca a guidare e portare fuori dalle secche la sanità sulla Locride. Questo non spetta a Scura, questo spetta alla politica, questo spetta a chi è preposto e delegato. Non dimentichiamo che noi, voglio dire, la maggior parte dei cittadini calabresi aveva dato il proprio consenso alla politica del centrosinistra, che ha avuto un consenso elevatissimo per un cambiamento di indirizzo, per un cambiamento diverso che comunque ancora aspettiamo. E il cambiamento diverso, se non si parla di sanità, se non si parla di quello che sono le più ingenti risorse finanziarie della regione e della gestione del governo di queste cose,
Poi il caso, possiamo dire quello che vogliamo, caso Reggio, caso Locri, ci possiamo innamorare di termini che poi sono inappropriati. Qua ci sono professionisti e c'è tutta l'attenzione ideale per far sì che la sanità possa riprendere il passo giusto. E però alla politica diciamo che è il momento di svegliarsi, perché altrimenti la prossima volta è chiaro che i cittadini questa sfiducia che hanno nei confronti di chi hanno mandato a quel posto per poter governare processi delicati, importanti e complessi, non stanno facendo il loro dovere. Quindi perché si fanno i dibattiti sulla sanità in televisione e non si fanno più in quello che dovrebbero essere i posti deputati per far questo? Questo è una cosa che è inaccettabile. E allora si parla di consiglio regionale sulla sanità solo quando il commissario ad acta ha fatto questo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera? Io credo che di sanità si debba parlare più spesso e in maniera più appropriata. Grazie Nuccio, grazie agli amici della WIL, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito dalla Locride e che hanno reso possibile questo collegamento. Noi continueremo a sostenere la vostra battaglia. Non c'è soltanto un caso Locri che per noi esiste, lo ribadisco, non c'è soltanto un caso Reggio, c'è un caso Calabria e le vostre vicende, quelle che denunciate meritoriamente, sono vicende che sono assolutamente alla nostra attenzione e confidiamo che riusciremo in qualche modo a portarle all'attenzione della politica, non soltanto quella che sta a Reggio Calabria e a Catanzaro, ma anche quella che sta a Roma. Grazie ancora a tutti voi. Grazie a te direttore, grazie a tutti voi, grazie. Non sono più direttore Nuccio, però grazie comunque. È vero. Grazie. Allora, torniamo a Michele Mirabello. Forse ha ragione Nuccio Azzerà, non possiamo ricordarci il problema della sanità da inserire all'ordine del giorno del Consiglio regionale semplicemente quando c'è il decreto numero 30. No, per la verità noi in Consiglio regionale abbiamo affrontato tanti temi che riguardano la sanità nel corso di questa esperienza che è di un anno e qualche mese, che se no sembra che qui stiamo discutendo di cose, addirittura c'era chi, voglio dire, ci addebitava responsabilità risalente al 1970, io sono nato nel 73, ma fuori dalla battuta. Un'interruzione prima, ecco, prima di completare, perché stiamo entrando nel vivo del ragionamento, ecco, telefonata, pronto? Buonasera. Con chi parlo? Vice da Catanzaro. Prego. Senta, per quanto riguarda la sanità calabrese, penso che anche a lei è noto che c'è in gioco sulla pelle dei calabresi due tendenze, quella di Renzi e quella di Bersani. Quando sento dire al dottor Scura in un recente incontro del PD a Cosenza che lui deve rendere conto del suo operato, deve rispondere solo a Gelli, Lotti e Renzi. Io in un articolo ho detto che prima di tutto deve rispondere alla sua coscienza e poi ai calabresi che mai come oggi ne soffrono queste liti politiche. Voi meglio di me vi ricordate che la mala sanità calabrese è nata tutto sotto a Gaccioloiero, quando di giorno impastava e la notte rimpastava. Faceva assessore alla sanità una volta Spaziante, una volta Lomoro. Lomoro si vedeva defenestrata senza nulla sapere. Io ho i giornali dell'epoca e dava a destra e a manca, a Maiolo, dava ben 12 vicepresidenze. La ringrazio, è stato eloquente il suo... Che non aveva niente a che vedere. Ricordate quando il ministro della sanità, Turco. Livia Turco mandò in Calabria l'ex prefetto Serra perché facesse luce sulle morti che avvenivano nei vari ospedali calabresi come quello di Vibo Valentia. Lo ricordiamo bene. E venne giù anche Minniti e Ferrero, il ministro Ferrero, i quali in una convention alla Meccia Terme della CGL dissero che la sanità calabrese aveva fallito il suo compito. Grazie, dobbiamo interromperla. Comunque grazie per la sua memoria storica.
Mi perdoni, dobbiamo interrompere la telefonata, siamo ormai quasi addirittura d'arrivo, arriviamo alle conclusioni, Mirabello, prego. No, io velocemente volevo riprendere un ragionamento che hanno fatto i miei due interlocutori qui studio, perché penso che sia il filo conduttore della questione relativa al riassetto della rete. Ha ragione Orno quando dice che un provvedimento di riordino della rete è indispensabile, non è che ritirando il decreto, ammesso che ciò accada, noi abbiamo risolto il problema. Va ridisegnata la sanità calabrese, questo lo sappiamo, anche alla luce delle modifiche normative che sono intervenute nel frattempo a partire dal DM70. C'è un problema però di fondo, che io penso che questa partita, insisto su un aspetto che avevo delineato in precedenza, vada trattato in maniera organica. Perché anche quello che dice Sirianni è verissimo, cioè noi non possiamo pensare di limitare una idea di sanità che si basi solo sulla presenza degli hub sul territorio. Noi dobbiamo insieme coniugare la questione relativa alla rete territoriale, importantissima, i servizi sanitari sul territorio, perché che tagliamo le guardie mediche, perché è obbligatorio tagliarle, e non accompagniamo quel provvedimento di taglio delle guardie mediche con provvedimenti che guardino alla medicina sul territorio, noi diffondiamo solo sfiducia e disservizi. Allo stesso modo, la rete ospedaliera la organizziamo se la affianchiamo con la medicina sul territorio. Tutto questo complesso di operazioni, ecco perché noi contestiamo la metodologia, va fatto con i sindaci, con le organizzazioni sindacali e con la politica, perché non possiamo dimenticare che la programmazione in materia sanitaria è di competenza del Consiglio regionale. Allora, se c'è un ente che ha una competenza specifica, che è quella della programmazione, lo diceva anche Azzarà, è chiaro che questa programmazione non può non tener conto di una serie di vicende che nel complesso vanno affrontate. Se c'è un guasto che ha prodotto il commissariamento in generale dal 2010 ad oggi, è proprio quella della episodicità, di interventi a macchia di leopardo che non hanno guardato alla visione d'insieme. La sfida che dobbiamo e possiamo vincere insieme alle parti sociali è proprio quella di affrontare questa partita nell'insieme. Iorno, un minuto, siamo quasi in conclusione. Ha ragione Mirabella quando dice che è una sfida, io dico è anche una sfida alta, che ha però bisogno di due componenti, della fiducia e della passione dei calabresi. Perché il disfattismo, l'antipolitica, la denuncia facile, gratuita, i luoghi comuni, in quest'ambito non servono davvero. E io mi auguro che in questo campo, come in altri campi, i calabresi cominciano ad acquisire fiducia in loro stessi. Volevo farle una domanda. Prego. Alla luce del contrasto che si è registrato nella prima parte di questa trasmissione tra lei e Azzarà, il sindacato, al di là dell'unitarietà di CGL, CISL e UIL nell'ambito dell'azione di rappresentanza, non potrebbe trovare magari una sintesi, visto che a volte parlate lingue diverse, però l'impegno mi pare di capire sia comunque comune. Guardi che i rapporti sindacali, almeno a livello regionale, sono buone. Ultimamente c'è stato un episodio che guarda caso ha riguardato il territorio di Reggio, ma che ritengo, per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda, già superato e proiettato davvero a un'unità sindacale che guarda i temi scottanti che questa terra affronta, specialmente nell'ambito della pubblica amministrazione e dei servizi che essa eroga. Alessandro Sirianni, in conclusione. In conclusione le dico solamente questo. Abbiamo iniziato con regimi commissariali, con la politica, quando in Calabria forse dicevano che c'erano troppi ospedali, più di 36, poi l'hanno ridotto a 18, adesso sono meno di 18. Gli ospedali di montagna fino a 7-8 anni fa, io cito quello di Soveria, avevano quasi 120 posti letto, avevano chirurgia, avevano ortopedia, hanno tolto tutto. Ce ne siamo fatti una ragione, perché capiamo che siamo sotto questo ombrello di questa scura, non puoi pretendere più di altro. Di questa scura, non puoi pretendere più di altro e te ne fai una ragione. Però da questo a ridurti a un pronto soccorso semplice, aggregato alla Lamezia, con 20 posti di medicina, alla fine sarà questo il discorso, perché poi alla fine chiudono tutto, perché ti hanno detto che fanno il dai sargeri.
era contemplato pure nel decreto numero 9. È passato un anno, non l'hanno fatto in nessun posto. Hanno detto che facevano lungo degenza, la riabilitazione. È passato un anno, non l'hanno fatto in nessun posto. Perché io oggi devo credere che il decreto 30 sarà attuativo e metterà in atto queste cose? Io non ci credo. Io credo a quello che ho detto prima. 3 hub in tutta la regione, 60.000 piste di soccorso con gli elicotteri e portare le persone a destra e a sinistra. Se questa è una riorganizzazione sanitaria, non lo è. Come dicono loro, la riorganizzazione va fatta, anche se non c'è il decreto, e ci siamo, però fare una riorganizzazione con la politica significa interloquire e capire dove sono le ragioni, dove sono le esigenze. Parlare con Scura non è possibile, quindi è molto diverso. Scaffini diceva che nel 2014 si era arrivato al pareggio di bilancio, se non fossero stati tolti 30 milioni dall'università, con un giochino per evitare che la politica si riappropriasse della materia e che restasse commissariata. Ci sono tutta una serie di letteratura dietro a questa cosa che deve essere studiata e deve essere meglio capita, perché anche l'Agenas, io mi riferisco alla Zarà che parlava prima del personale che non c'è, l'Agenas pagata profumatamente dalla regione ha dichiarato pubblicamente che il personale esiste e che è imboscato in attività non cliniche e che se non fosse imboscato in attività non cliniche la Calabria non avrebbe il problema del personale. Allora io vi chiedo, dietro a tutte queste congetture, dietro a tutte queste asserzioni fatte da agenzie che hanno una certa autorevolezza, come ci vogliamo comportare? Cioè io mi pongo gli interrogativi, dipendo dagli ospedali di montagna, ma gli interrogativi sono su larga scala. Io ve li lascio a voi che fate la politica, che fate sindacato, perché io a questo risposte onestamente non le so dare. Grazie Alessandro Sirianni, grazie a Michele Mirabello, Alessandro Sirianni, presidente del Comocal, Comitato Ospedali di Montagna Calabresi, grazie a Michele Mirabello, presidente della Commissione Regionale Sanità, e in bocca al lupo affinché il Consiglio Regionale del 24 marzo sia assolutamente proficuo, grazie ad Alfredo Iorno, segretario regionale della CGL Funzione Pubblica, grazie a Nuccio Zarai, sindacalisti alla UIL FPL, alla nostra inviata all'Ocri, Cristina Iannuzzi, e grazie a tutti voi per la cortese attenzione e per il vostro affetto.